Ma salve popolo. Sì, lo so. Ma mi vedete, ma ora mi vedete. Come va? Grazie Saga per la sub. Sama. Ciao Vapula. Wow. Benvenuto. Cosa ti porta su questo canale? Cosa, chi ti porta? Meta Slug, la speedrun? Oppure ti sei trovato eppure con solito? Hai detto, ma sì, andiamo qui. Beh, ragazzi, da come avete visto, dalla notifica più che altro che dal titolo, questa è la mia... Oi, ciao Kazi! Ciao, bellissimo! Come avete visto, questa è la nostra... Cioè, la nostra... Questa è la mia ultima live da singolo, perché domani faremo live cooperativamente. Non ti ricordi manco più. Tranquillo, non ti preoccupare, non è successo niente. Beh, sì, infatti qui in chat, non qui in live. Non sono io lo streamer più bello italiano, ma non sono neanche quello la più... Al massimo sono quello simpatico, dai, non dico il più simpatico perché non lo sono. Però, ecco appunto, l'ultima live... Diciamo da solo, no? Perché poi domani mattina ci sarà una live co-op con il buon Sakamurai94. E si faremo un po' di retro gaming. Anzi, com'era? 69? Super Mario 69? Si porteremo domani mattina Super Mario 64, che in passato abbiamo già portato insieme. E ci sono anche delle clip su TikTok per... ma spoiler, ma sì... Sì, bisogna cercare di divulgare. No, no. Bisogna spoilerare. A parte, qualche parte poi già si è scritto sul gruppo Telegram e in tutto questo, eh. Tutto questo già era stato detto sul gruppo Telegram. Comunque, per chi poi vuole... per chi vuole, c'è anche il gruppo Telegram. Chi si vuole unire tranquillamente, benvenuto per chi vuole. E niente. Ma era palese che l'avevi scritto, ecco qua. Era palese. E niente. Domani mattina torneremo con questo meraviglioso gioco. Ci saranno delle risate perché alla fine, ogni volta che abbiamo giocato co-op, sono successe cose strane. Durante sia il gioco e durante tutte le cose. Tutte le esperienze. No, perché sto facendo il caricato. Vabbè. I caricamenti di salvataggio. Stavo facendo. No, ma tranquillo, Saka, lo so che stai scherzando, non ti preoccupare. Nel frattempo iniziamo un po' a riscaldare e a sparare un po', anche se già l'ho fatto stamattina, però... Però avevo l'altro pad che mo' è scaricato. Ah, eppure stamattina è la stessa cosa che mi è successo, sappiate, no? È stato successo di ieri in live. Sono morto, sono verso la fine della speed, no? Dimentico che questa non è l'arma del fuoco. Ok, però così non viene il caramello. Sì. Ah sì, sicuramente sì, allora. Volevi, Ho sbagliato, dovevo sparare lì. Troppo qui.
E ci sarà proprio bello. Ah. Muoio, muoio. No. Ok, ok, ok. Sempre, sempre, Vapolo, sempre alle rette, cioè... Ecco, appunto. Le rette sono sacre. Le rette, cioè, non è che... Le rette è uno stile di vita. Devo lanciare prima il carro armato. Speravo troppo. Proprio potentissimo, guarda, Carlo. Che brutto arrivare qui che non è un'arma. Però meno male che è solo allenamento, questo è l'allenamento per la missione finale. Strano. Aspetta un attimo, ricontrolliamo subito che è successo, se è successo qualcosa. Ma controlliamo subito, ragazzi, non vi preoccupate. Andiamo, qui è chiuso. Stranissimo, riprovate ora. Molto strano che abbia successo qui. E andiamo, cazzo! Sì, andiamo! Sì, sì, ristabilito, ristabilito. Tutto nella norma, tutto nella norma. E ogni tanto OBS, sì, sì. Sì, guarda, l'ho sentito, non ti preoccupare, l'ho sentito anche io. Ecco, sa che vi ho spammato gli alert che ci sono. Senza esagerare, divertiti. Cazzi, io questo vale per te la stessa cosa, tranquillamente, spamma. Addio. Questo. Sono i comandi e tutto. Tranquillamente puoi spammare. Entro alert, sì, se appassionati di retro tranquillamente, sono già attento. Questa è la pubblicità di Streamluz. Mi piacciono le carte, anche in modo... Dreamcast. Dreamcast, sì, conoscete? Penso più Babola. Penso che lui più... Ah, anche tu cazzi. GG. Carte, grazie Sam. Che sono le carte? Per chi vuole, se noi siamo sempre... Ci vuole supportare anche con l'acquisto delle carte. È un modo anche per supportare il canale. Ci spammate le carte in live e possono succedere cose strane. Sempre chi vuole. Ah, vabbè. E neanche io. Io almeno non ricordo di averci mai giocato, però... Però hai perfettamente ragione quello che hai detto, Gatti. Siamo in una fase di concentramento. Particolari, ma ci sono le stesse. Rocket launcher.
Uno, due, tre. Uno, due. Saltare il primo mino e sparare. Anzi, sparare ora. A volo. Uno e due. Fare un bel salto in lungo. Sparare. A 11 dovevi averlo distrutto. No, prima. C'è 11 munizioni che mi rimangono. Ma dai, no, questo non doveva succedere. Ma dai. Cavallo. Però quella morte che ho perso l'arma è un bel problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non dico tranquillamente, è un bel problema. Ho dovuto distruggerlo prima. Basta, mi sono stancato di sparare con la pistola. La morte è voluta di proposito. A volte bisogna anche morire per cercare di accelerare i tempi. Nelle speedrun ci sono tante speedrun che hanno fatto proprio di morte di proposito. Ma purtroppo in questo caso, vabbè, è la prima run in live perché... Oh, Poke, ciao, bello! Che cosa? Non lo sapevo. Il fatto che a volte nelle speedrun si pone di proposito. Sì, c'è uno speedrun e speedrun. Come. Speedrun e speedrun. Questa qui ha delle regole ben precise. Poche, pochissime. È da far sentire almeno il rumore del joystick o farlo vedere in live. E. Ieri sera alle ore 19, al minuto 29, al secondo 59, Saka ha fatto la spia ad un ragazzo che stava sul monopattino che girava su un monociclo monociclettando 9, 29, 119, 99, 99, papperelle che papperellavano palline di cacca di cavallo. No! Madonna, mi sa... Ama... Ama... per favore, le palline di, delle feci, no. Io da poco ho mangiato, vero che ho mangiato solo petto di pollo con insalata, però. Ecco appunto. Sono morto. E va bene così, va bene, va bene, va bene, devo prendere confidenza. Andiamo a Bresaola, a posto. Ah, hai mangiato quello che ho mangiato io ieri. È bravo, Casino. Streamlabs, sì, Vapola. Sono delle carte che alla fine chi vuole può acquistarle. Costano un euro singolarmente. Un pacco sono tre carte. Un euro al pacco. Poi se ne compri, che ne so, di più, c'è uno sconto. E queste carte ti possono far fare cose. Che ne so, cambiare gioco o portare un gioco in live. Oppure morire, oppure di essere magari chi l'acquista la pubblica in live. Ma quella scusa che c'è questo, ti spiega un po' il gioco, te ne parlo. E che ne so, morte. Magari faccio un esempio, io compro le carte, c'è il mio collega che su Radio Action siamo tre di noi, c'è Saga Murai in live, allora prendo io, riscatto la carta, è morto e lui è costretto a morire. E poi ci sono, vabbè, dei suoni fastidiosi. Ci sono tante tipologie di carte. Poi delle carte che le puoi personalizzare tu. E via dicendo. E questo è un po' Streamlabs. Poi ci sono anche un altro tipologia di carte che ora non mi ricordo come si chiama, che è proprio la stessa cosa. GG per perché ne è partito il timer? GG per poche.
Mi ricordo, sai di questa cosa, Poke? Non ricordo questa cosa del speedrun di Super Mario. Ne avevo già forse una volta ne hai parlato. Non ce l'ho fatta. Ma devo sparare pure. Vai Rambo, sì! Rambo. Sì, sono Rambo. Ho deciso, ma mi metto la tuta, mi dipingo la faccia e divento Rambo in live. È una bella idea, posso fare una versione di Rambo streamer, mentre faccio le speedrun. E dai. Uffa, perché fai così? Perché fai così? Ma cosa fate? Venite in Sardegna e visitatela tutta. Maialetto arrosto, sagre, nuraghi, spiagge, ravioli sardi, cavalli che corrono, cavalli arrosto, maiali che corrono. C'è ravioli che nuragano, spiagge che sagrano e tanto altro. Vi aspettiamo in Sardegna per bere una birra e fare gara di rutti. Ah ok, così, proprio una gara di rutti. Cavalli? Ah cazzo, tu sei metà sardo e non me lo dici. Anzi, lo devi dire a Saga che stai metà sardo. Wow, quello ti... Saga è come me, però... Cioè, Saga pure è come me. Però è napoletano come me, però lui è ormai diventato cittadino onorario della Sardegna. Proprio che gli fanno una cittadinanza. A di proposito. Ottimo. E quello qua, Poke, Sama... oggi non c'è Sin. Oddio. Io tra Cagliari. Tra Cagliari, vabbè. Tra la Sardegna e Puglia sono invaso qua, La Sardegna e Puglia con tanti. Invaso. Ma solo questo ci mancava, che anche tu eri sardo. E veramente mo sono. Sono a posto così. Pure quando passa Bobo, quando passa Kikyu. Ne ho di streamer sardi. Streamer amici. Adesso sai cazzi amare. Vedi quando ho le armi come dico io che succede? Questo boss fa un volo. Sono cazzi a mai. Poi ci sono pure altri ragazzi che sono della Sardegna, però ora non ricordo chi. Mi sfugge il nome di qualcuno. No. Sta sfuggendo qualcuno. Vabbè. Oltre a Sara poi, vabbè. Qualcun altro che mi sfugge ora, che è pure della Sardegna. No, veramente, tra Puglia e Sardegna qui... Cioè,
più Puglia e Sardegna che Campania. Eppure noi siamo a Mauritania. E mia. Sono in base là. No, ma dai, non doveva succedere questo. Non sono riuscito a skippare neanche questa parte. Oddio. Mezza skippata, dai. E un bicchiere mezzo più. Adesso c'è sempre partita il bot. Se sei già sardo, cosa aspetti? Invita i tuoi amici in Sardegna. Ce li codderemo uno ad uno come se non ci fosse un codini. Anzi, tu visto che sei metà sardo, penso che lo sai cosa significa ti codderi. Ma no? Te ne rendi costoletta di agnello? Penso che Kazi lo sa che cosa significa ti codderi. Vabbè, il meme sul cavallo è inutile che lo dica. Rosicchiata? Sì, rosicchiata. No, in ogni caso un ticoddiri a tutti con il cuore. Se non galoppi un ticoddiri non hai vissuto una vera vita. Vieni in Sardegna a galoppare un ticoddiri armato di ascia. E urla assieme a noi Kunne Mammarua levati dalla strada o ti cago sul paraurti. Un ticoddiri... allora Kazi deve recuperare perché cioè, lo so io cosa significa ticoddiri, cavallo, pure il meme del cavallo e... questo ragazzo deve trovare la retta via, assolutamente sì, poi devi recuperare la retta via, non ti preoccupare, te facciamo ricordare noi come si fa. Assolutamente, pian piano. No, da dove sei uscito tu? Fortuna che questa missione riesco a fare più. Un attimo subito, ma che ti recupero subito. Io so cosa vuol dire che... cioè... assolutamente sì. Pure io so cosa vuol dire che... sì, proprio questo, ma... proprio questo vuol dire. Ma sì, si mancano le pecore. Il ticoddiri manca proprio le pecorine. Le pecore. Come c'è il buon amico qui in chat. Sono cazzi amari. Pronostici per il 2024. Raduno al Cagliari Comics. Sì, lo so, è una merda come roba di comics e Comic Con. Ma è un buon modo per stare tutti assieme. Ma te ne rendi conto?
Il Cagnaccio, la Diaction, Lucio, Brook, Sin, Baggy e tanti altri riuniti in Sardegna ma te ne rendi codili? Secondo che sto laggando e sto rischiando di morire. Ah, che belli lag all'improvviso. Sto laggando in un momento che non devo laggare. Questo è il problema. Oggi, ah, finalmente si è stabilito. Oggi sto dicendo di fare un po' i capricci. Dai, devo... Dai, dovessi già morire. Ecco qua. Ah, troppi secondi ho perso. Troppi morti inutili. Ok, si è stabilizzato. Oggi sto facendo un po' i capricci la linea. Ogni tanto deve fare così. C'è niente da fare. OBS, Twitch, la linea. Sono un po' di queste cose. Che buono. Ah! Ah, quello è un prodotto che vendo, ragazzi. Quello è della mia attività. Ecco, io questo ho da fare quando dico sono al lavoro. Vabbè, ma io sono morto, sappiamo. Munizione. Lello, quando scendi con Saka, così ci organizziamo e andiamo a mangiare da zio Lello a Masua. Ma te ne rendi conto? Zio Lello che va a mangiare da zio Lello. Lo so. Sarebbe da fotografare a Kakaka. Devi sapere che c'è un... una... che cos'è? Una trattoria, che cos'è Samo? Comunque si chiama Zio Lello. Una volta Saka e Samo stavano in giro per la Sardegna. Cioè, stavano in questo posto, come ha detto lui, ma non mi ricordo dov'è. Non so, così ci pensiamo, andiamo a mangiare da Zio Lello. Ah, Masua. Masua si chiama, ok. A certo punto mi mandavano la foto su Telegram, sul gruppo Telegram, da Zio Lello. Questa trattoria. Tipo trattoria, ok. È come un ristorantino, ma non lo so. Comunque c'era da Zio Lello. E pensavano a me quando stavano lì. Che è un onore. Vediamo un po'. Ok, grazie mille. Grazie mille per essere passato e spero di vederti presto. Ecco qua. Assolutamente sì, sempre. Assolutamente sì, sempre. Lasciamo sempre in pace. E comunque, ragazzi, come ho detto, domani faremo questa live cooperativamente in Saga Coop e si ritornerà un po' di retro gaming. Sicuramente faremo memate non finire.
non è partito il colpo prima. Ogni mattina andiamo in live. Saltiamo. Penso che a 10. Ok, 8 mi va bene. Ricordo. Quello qua. Se vedete, come vedete, siamo... Se... distruggo gli aerei e non faccio salire gli omini, schippo quella parte, perché quella parte mi può rubare almeno un minuto per di tempo. 3, 4, 5, 6. Lello, sto avendo una forte eruzione. Sto facendo uscire lava, lava bianca. Ma che hai capito intendo dal secchio per lavare i pavimenti? Sì, lo conosco. Schiuma. Lo conosco il lava. Lo conosco perché... perché ho un'attività e lavoro, ho a che fare con queste cose qui. Solo prima avevo deciso di fare i KPC OBS. I 5 minuti di follia di OBS che capitano spesso e volentieri. Ok. Ti ripeto, dopo a fine live, se mi devi dire qualcosa, ci vediamo su Discord. Se mi vuoi parlare a voce. Tranquillamente, non farti nessun problema, lo sai. A volte scusatemi se casomai non parlo perché mi concentro. Perché questa speedrun del cazzo è... scusatemi per il linguaggio, non è da me. Siamo alla fine veramente che dovrei soltanto registrare il tempo e caricarla sul sito degli speedrunner. Però capita sempre qualcosa che mi fa morire e non riesco a farlo. Mi concentro talmente tanto che ho paura di perdermi qualcosa o qualcuno. Chiedo scusa in anticipo, eh. Lo so che non è una giustificazione, cioè non va bene. Ma dai! Boh. Andò là. Ah, che c'entra cazzo. Allora, se io devo morire così. Mo devo perdere tempo. E vedo che sia successo. Sono morto lì come un cretino che non... boh.
Devo fare per forza così, mi devo rallentare, perché sennò non posso continuare la run. Ho dovuto giocare malissimo così. Ah, non mi piace perdere tutto questo tempo, però ho perso troppo tempo. Non posso fare, dai. Ho perso questa cazzo di tempo. Per fortuna che la missione 4 riesco a farla velocemente. Proprio con la morte lì inaspettato, perché alla fine avrei anche skippato l'aria. Cioè avrei fatto quel famoso mezzo skip. Non mi riesce spesso e volentieri lì. Cioè prima dei tre carri armati, che lì c'è uno skip, se lo fai velocemente riesce a skippare, riesce a recuperare un bel po' di tempo. Però purtroppo... qua. Bravissimo Kazi, hai ragione, sono stato una sega. No, nel senso che nel senso sono stato un po' scarso. No, tranquillo Kazi, io lo sai, sono molto autoironico, mi conosci. Invece scherzare su me stesso, non ho paura di farlo. No. Dai, ho recuperato un po' di tempo qui. Ok, Sam, va benissimo. Ti ripeto, dopo se vuoi dimmi tu quando, e così magari riusciamo a parlare un attimo se vuoi. Tu fammi sapere, mi scrivi, oppure se sono ancora in live vieni qua in live. No. Ma dai, si è bloccato tutto il... Non voglio commentare, va. Non voglio commentare, guarda. Fai da capo. Ho bloccato tutto. Quella è una questione di velocità. Si blocca il timer, si blocca tutto. Ok, è partito, dai. Eh sì, si è bloccato tutto. Ed è andato a fare un giro da speedrun. Purtroppo sono cose che succedono, ragazzi. Ne ho visto, l'ho visto fare parecchi speedrunner, queste cose che succedono. Hanno già fatto una cazzata, liberare quel prigioniero. Che più prigionieri liberi, più ti rallentano. Poi non puoi stoppare il tempo quando finisci la missione, devi continuare sempre, il tempo deve continuare. Una delle poche regole. Ecco qua. Bella sta emote, ragazzi. Possiamo sbagliare l'up train. Giusto. Mi piace. Mi piace molto. Ma è bella.
1, 2, 3. Ehi, Alex. Tutto bene, siamo quasi alla fine. Nel senso che veramente ci manca poco. Dobbiamo finire solo la parte finale e poi 1, 2, 3. E poi deve essere caricato su un sito perché poi la devono controllare se sono state rispettate tutte le regole. Penso che lo sai, ci sono delle regole da rispettare per ogni speedrun e per ogni gioco. Grazie, grazie Alex. Tu come stai? Siamo visti stamattina da Ale. A volte no, dai, non l'ho preso quel... fino a 6 quando parte il treno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si è mosso in aria, però nonostante tutto ciò l'ho fatto. Ed è per questo a volte i prigionieri bisogna stare attenti a non liberarli, perché questo purtroppo incide sul tempo. Ma questa cosa è carro armato. Poi nella missione te mi serve per forza il carro armato. Dovrei essere bravo io a quando lanciarlo, però è una cosa molto difficile. E qui questa missione non è tanto il boss qua. Infatti non devo sprecare molte munizioni. Devo stare attenti. Quante munizioni. Invece tu Ale, che mi racconti di bello? Stai godendo le ferie? Se mi sbaglio tu vai a scuola, eh? Non ricordo male io. Di cosa cazzi? Thank you. Vabbè, allora divertiti. Ecco qua. Ah, sì. Oddio, ho skippato l'aria, non lo so neanche io. Non la ricordavo diversamente, si skippava in un'altra maniera. Non skippate, non lo so neanche io, cara. Sì, sì, thank you. I prigionieri. No, ho sbagliato. Thank you. Oh, ottimo, tutti e due insieme. E soddisfazione. Ma dai, non lo sa neanche lui come mi ha preso.
che boss. Ok. Ce ne 4. In realtà io dovrei stoppare il tempo quando, ecco appunto, esce questo. Hai visto le nuove mod, Kazi? Che cosa ne pensi delle nuove mod? Mi fa piacere che ti piacciono. Questo è stato grazie al supporto della maratona che abbiamo sbloccato nuove emote, nuovi slot, allora abbiamo deciso di fare nuove emote. Ecco, siamo alla missione, missione 5. Bella, Amon. Come stai? Speriamo. Sto al quinto tentativo. Sì, perché due li ho fatti su Discord. Non commento, non ci attendo qui. Ho detto che non devo commentare, mi devo stare zitto. Godo. Silenzio. No, ma perché quando madonna. Vedi Kazi, questo è un problema di questa missione. Purtroppo qui non sai mai quale armi ti esce con questo qui, perché te ne dà due. O ti dà il fuoco o ti dà l'altra arma. Io con questa arma non so che minchia farmene. Non so che minchia farmi di quest'arma.
Ma è... quando esce quell'arma non c'è niente da fare, non serve a nulla. Non serve proprio a niente. Niente di niente. Non mi devono dare il fuoco. Che perdo solo tempo. No, ma ieri è stato proprio veramente... Ok, è finito. Se veramente sembrava finito il gioco. Oddio, preferisco più quando faccio 47 secondi. Però va bene lo stesso, dai. Ormai sì. Un colpo in più stavolta sono riuscito ad avere. Ottimo. Non male, dai, come tempo. Sono molto soddisfatto.
Amon, si hai visto? Questa è la parte, perché pure devi sapere che pure Amon si sta allenando. Skippato la parte, ottimo. No, non ha bisogno di allenarsi. Raga, bentornato. Ah, sicuramente con Titanfall sicuramente potrebbe fare una speedrun, secondo me. E sta Mastro Lindo come l'ho fatto. Questo è il trucco per Mastro Lindo. Lo dico già. Secondo me tu dovresti fare la speedrun di Titanfall. Lo so io perché volessi lo so io. Saka, non so se prima hai sentito, ma anche Kazie è sardo, è mezzo sardo, l'ho scoperto anche io prima, sì, ma non lo so se, non lo so, no, però non conosci il meme del cavallo, non conosci, ma devi recuperare un po', sta bello, ok, mettiamo nei sotto. Non lo so, ma forse è impegnato per questo magari, ma non devo dire, non devo dire cose, perché sennò vabbè, ma devi recuperare, comunque devi capire a casi. Crescendo ma recupererà, già detto che vuole recuperare. Mi ha detto, ma io sono mezzo sardo anche io. Mi ha detto, ma tu così me lo dici? Lo recupereremo, non occupare. Ma non lo so, forse perché mi ho impegnato a fare cose, ma lo facciamo recuperare questo meme, non ti preoccupare. Già glielo ho detto. Poi glielo spiego io. No, devo dire niente. Devo dire niente. Devo fare il bravo.
Infatti, io l'ho detto, Saga, che tu sei un sardo adottato, ormai ti danno anche la cittadinanza. A breve. Allora, facciamo recuperare un po'. Dopo. Ma! Perché? E niente, mi ha fregato. Adesso io ho combattuto senza armi. È normale questa cosa. Cioè, ma posso combattere senza armi? Posso combattere senza armi? Non so se è normale questa cosa. Ma il fatto è che ho combattuto senza armi tutto il tempo. Mi ci gira le balls. L'ultima missione che l'arma, se non ti esce quell'arma sei, non voglio dire fregato, però no, te la vedrai molto brutta. Ma dove co... Non voglio commentare. Fatto un miliardo di volte quella parte lì. Un miliardo. Mai morto così, questa è la prima volta. No. Ma lo sai che fai dance non riesco a vedere. Spara. No. Ma perché mi dimentico proprio? Non è che lo faccio che non devo spostare i clip, perché mi dimentico. Secondo me devi mandarmi un messaggio prima della live, sposta le clip. Non è una questione di essere capatosta, che proprio mi dimentico. Sì, perché non lo faccio per tre, perché dico ok. Magari non ecco appunto risposta. Sai, che questa cosa di essere uno speedrunner ancora
Non lo so, ancora non ci entro con questa testa che io sono uno speedrunner. Mi fa molto strano, allora le clip le rimango lì per questo. Forse anche per questo, non lo so. Speedrunner mi fa molto strano. Anche se teoricamente lo sono, perché ci sono vari motivi per essere detto appunto. Mentre stiamo andando di speedrunner, non ho distrutto anche l'ultimo aereo. Dice, ma mi sembra strano. Devo distruggere 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, questo ripeto, non è una questione di essere capotosto. Magari vediamo un po' dopo. Vediamo un attimo dopo, a fine di questa run, vediamo un po' dove possiamo mettere. Anche se teoricamente, sai com'è? Quando si completa la run registrata e tutto, bisogna mandare il link. Teoricamente. Non è che gli mandiamo il link del, magari della speedrun. Dove esce un SEO puramente casuale. E vede lo fai al dance e fa cose. Il link ancora non lo apro, non lo so, dobbiamo fare pure questa cosa. Questa deve essere una cosa fatta con molta calma. Sì, che sta al lavoro, aspetta. No! Non vai da nessuna parte. Mannaggia, è saltato da sopra e mi ha sbilanciato. Guarda un po'. E niente. Aspettate un attimo. Vediamo un po'. Uè, Vardeo, che bello, che sei. Oh, ragazzi, qua stiamo facendo lezioni di Veneto. Con M9, essendo un'arma tranquillante, non potevamo sparare. Quindi noi adesso dobbiamo sparare. Come la vedi qua? Tanto così. Qui. No, stiamo facendo un attimo delle cose delle clip. Perfetto, qui, ok. Sì. Notte bianca. Tu devi sapere che questo è un altro sardo. E devi sapere. Ecco appunto che prima Kazi ha detto che è mezzo sardo. Allora devi sapere che tra tanti sardi c'è Salvaciolla. Perché a un certo punto. Ah, tu lo sai, no? Che è sardo. E a un certo punto lui in una clip dove noi ci memiamo. Noi ci abbiamo memato, lui lo sa. Sakamurai. Ma cagai. Ecco.
Tornando di Sarbi. Allora, adesso qui aspettate, ecco qua. Allora, salva Ciolla e gli amici, salva Logan, cioè salva Ciolla. Devi sapere che prima di conoscerlo in giro l'abbiamo portato un po' noi in giro, che salva è un nostro fedele di Radio Action, è stato uno dei primi. E noi abbiamo un po' portato in giro il salva Logan. Forse magari tu l'hai visto in giro da qualche altra parte. Diciamo che noi l'abbiamo un po' portato in giro perché conoscevo quasi nessuno. Sono uno dei primi qua, poi tra Raid. Adesso cosa succede? Perché avevo tanti stream. No? Raid conosci già. No vabbè, Gazi forse ho capito io dove l'ha beccato. Forse ho capito io, forse magari dove l'ha conosciuto meglio. E no. E a un certo punto ci sta una clip. Dai, senti questa storia. Una clip che in realtà non è che fa. Qua siamo noi che. No. No. Ma ti spiego io, sa che chi è. No, ma lo conosci sicuramente. No, te lo spiego io, ma lo conosci, lo conosci. Che ci conosce tutti noi. Questo per evitare di non fare nomi, ma niente di. E 1, 2, 3. Comunque c'è una clip di salvo che certo uno fa gente! 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 So che ci divertiamo tantissimo su questa clip, gente! No, ci divertiamo tante idee che appunto. Io no. Stanotte lui partirà la vita. Devo metterle in aeroporto alle 4. Mi pareva molto bella. Notte bianca, notte bianca, notte bianca, notte bianca, notte bianca. Arrizzone, che tristezza. È la dura legge del gol. Ma scusa, non è dire uè figa, come andiamo? Uè Brodino, come andiamo? No. Uè Brodino, come andiamo? Ma sai cosa dobbiamo fare dopo per Kazis? Che Kazis non conosce il nostro meme. I nostri meme. Dopo magari dopo questa run ci facciamo vedere un po' i nostri meme. Queste qua delle clip. Dobbiamo presentare un po' i nostri meme. Anzi, dopo presenterei un meme. Salvalo meme. Salva, tu lo so che recupererai. Devi sapere che Salva recupera tutti i podcast. Salva, noi ti vogliamo bene. Ti vogliamo bene. Se leggi la chat vedi sa che cosa ti sto scrivendo. Questa notte mi parte la vita. Devo metterle in aeroporto alle 4. Mi pare che notte bianca, notte bianca, notte bianca, notte bianca, notte bianca. Arrizzone, arrizzone. Sì, sì, no, Gatti, sì. Noi ci divertiamo tantissimo. È un bravissimo ragazzo. Abbiamo fatto pure delle live di gaming con lui. Abbiamo fatto delle live a giocare, sì. Ah, ti ripeto, è stato uno dei primi. Che quello è un amico di Amon, si conosce con Amon. E per questo l'abbiamo conosciuto io e Saga. Però se tu l'hai visto in giro, perché magari perché noi gliel'abbiamo fatto, diciamo. Sai, che è la stessa cosa che tu, un utente, sai, un utente conosce streamer. E allora sai. Così, alla fine così si conoscono i canali, no? Tra Raid, via dicendo, chiacchierando a destra e a sinistra. Noi abbiamo portato il Salva Logan. Ma non solo Salva Logan. Varie persone. No, fermo. Ma io lo sapevo che tu andavi sotto. Vieni qua. Vieni. Vieni. Vieni qua.
Ma Cristo santo. Ah, devi stare fermo. Fermo. Vabbè, ma ormai sono morto. Questa run è andata molto male. Secondo me dobbiamo spambare il meme, saga. È arrivato il momento del meme, perché cazzo devo conoscere il nostro meme. E degli SO. Ricordi nella tua live? Quelli SO della tua live, da lì c'è stato quel momento meme. Giusto quei 2 minuti di meme. Meme. E vediamo Kazzi che cosa ne pensa di questo momento in meme. Kazzi, ci sei ancora? Kazzi c'è ancora. Che finisce questa run, gli facciamo vedere il momento meme. No, è il momento meme, saga. Non è niente di che. Sì, oddio, è 1 ora e mezza. Ho passato già 1 ora e mezza di live. Non me l'aspettavo, devo essere sincero. Bello. Devo cambiare missione, vabbè. Iniziano la prova cosa. Ottimo. E niente. Ah, si vede che sto iniziando ad essere cotto, eh. Ma c'è loro stupidi. Son mira. Ma ci voglio. La madonna. Ma questo è il momento meme. Vai Saka, vai, hai la mia benedizione. Questi sono i momenti meme di Radio Action. Vai. Non ti dimenticare pure altri nomi. Che bel cane, eh. Oh my god. Signorina. Si calmi signorina. Però. Sono d'accordo. Un Kinder pinguino pure a me. Che cos'è? Un Kinder fetto al latte. È una merenda. Si contenga. Ah però. Oh no. Vabbè, ho detto che stavo facendo. He just fucking ulted me. Challenge in my body. Non ce l'ha, giustamente. Non so chi sia. Vedo solo una piscina, però va bene così. Dai, Kazzi, vai. So nice. Oh, my God. Ecco il momento. Chi è? Oh,
dai. Dicevo. You game chat. Ecco appunto. Warum stiamo a parlare? Se li dà a mangiare il pesce. Ah, però sì. Because the company, as long as people care, per either way, everything is already. If they don't care, it's time to worry. If you talk about me as an internet person. Beh, io nel frattempo sto lungo. Finito le palle. Finito le palle. Dove sono le palle? Sono giù. Le mie palle, non le vedo. Sono giù, Bobo, sono giù le palle. Bobo, ho finito le palle, ragazzi. Ho finito le palle. Oddio, non so chi sia. Sincero. Fa impazzire. Vabbè, poi c'è la signorina Samanubio. No, c'è Samanubio, volevo dire. Abbiamo toccato. Sei molto delicati, però. Ah, Depeche. C'è anche Depeche in questa grip. No, ma mi devi dire che isola è... Ok, il momento meme si può anche concludere qui. Visto che... Voglio fare un'ultima run. Vabbè, giustamente, Depeche, facciamo un essere Depeche, lo facciamo, ok? E niente, no, ti ho detto, questo è il momento meme. Wait, stop! I just said... Mi sento un ultimo. No! Ecco. Ma chi è Depeche, donna della tua vita? No. Ah, beh, sei interessante. Beh, ragazzi, facciamo un'ultima run. Che poi. Comunque so, 1:35 di live ho fatto. Non me l'aspettavo. Di solito questa è la media mia. Più o meno ci siamo, dai. Ultima run. Sì. Dai, vediamo come va. Alla fine mi sto divertendo oggi, nonostante le incazzature, perché comunque la speedrun. Allora speed. Dai, è andata bene, è andata bene. Allora, Kazi, un parere, dacci un feedback, un parere da 1 a 10. Cosa ne pensi del nostro momento meme? Abbiamo anche un parere di Kazi. Adesso Kazi ci dà un bel 10, grazie Kazi. Fatto anche il salto all'indietro, lo so, vedete qui. Il momento meme avete avuto. Io vorrei soltanto stabilire un record personale. Non avevo record mondiale, perché quelli là non ci arrivi mai. Se non fai la speedrun per il mestiere, quel record lì non ci arriverai mai. Possiamo mettere un tempo personale e basta. Del record. Ah, non te l'aspettavi? Un momento così meme. E tutto questo nacque durante una live di Saga, eh.
Nacque durante una live di Saga così, all'improvviso. Infatti Saga se la ricorda ancora questa live. Qui per stupirmi. Ah, l'hai salvata quella live del momento meme. Come l'hai salvata? Il momento meme. Di Zelda. No, non l'ho sconfitto. Guarda là. Vedo quando non l'ho sconfitto. Vabbè. Non lancio il carro armato, va bene lo stesso. Non me la ricordo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma dai! Uff. E spiegare 3-4 secondi così è proprio per... Alla fine stavo andando bene. Ho spiegato solo 3-4 secondi. Porca zozza, papone. Papone. Porca zozza. Ehi. Hey. Allora, 3-4 secondi. Per la missione finale. Sono stati utili. Sì, sì. Nice. Ehi, papone. Vai, Lello, non mollare. Tieni duro. Vai a ciolla dura. Dai, ciolla. Vai, Lello. Non molla. Dame Bari. Fai vedere chi tiene la ciolla più grossa. Uno ciolla. No, mi devi andare a fare in culo. Ma guarda. Ah. Dai, cagare. Mission complete. Hai ragione, cazzo, mission complete. Dai, ma come non ho skippato sta parte? Uffa! Disco. Non mi chiamo. Skipparla come si dice. Oddio, qual è questa cosa? Oddio, non me la ricordo questa clip. Oddio, Zen. Vedi a cosa giocavo, Kazi. Prima di fare di speed per andare una persona. No. Io lo sapevo, spiegavo tre granate.
Non sapevo che avevi fatto qualche minchiata. Oddio, ogni tanto tutto ciò ce l'ho fatto. Ma lo stesso dopo la voglio vedere. Non me la ricordo questa clip. Sì, ho capito qual è, da che parte stavo. Ho capito quale sacrario, se non sbaglio era un sacrario. Incursando anche a me. Ma questa non c'è un TikTok, no? Peccato, che vedo che vi state divertendo. Oddio, questa è perfetta. Ma questo si equivoca, è perfetta. Cioè, questo è un TikTok perfetto. Ora non pensare alla clip. Pensa a dare il 1000% e fare del tuo meglio. Nella clip hai solo fatto eccitare un pezzo di legno facendogli alzare l'alza bandiera. Dai, dai, dai. Dai, dai. Ragazzi, siamo alla fine. Vediamo come finisce questo 2023. Io ho un'idea di come finisce. Non lo voglio dire. Ora voglio pensare che finisce come la penso io. Ecco appunto.
Ci sta. Ci sta, ci sta. In assenza del gaming mi sono dato alla botanica. Ieri mi hanno detto che ho la luce verde e che sono un grande figlio di botanica. Tutto questo è perché sto facendo fare radici ad un seme di mango. Che mango, io so il motivo. Guarda, non commento perché stavo per dire qualcosa, qualcosa di pesante dalla mia bocca stava per uscire. Ma molto orrendo. E niente. Fatemi vedere sta clip, dov'è? Me la devo recuperare. Nel frattempo, sapete chi fa il raid? Sapete già chi c'è per il raid? Lo devo controllare io, anche se avrei una mezza idea, però. Nel frattempo, vedo la clip. Voglio scomparire un attimo. È apparso. So per vedere la clip. Sono curioso. Un'altra volta abbiamo fatto il nome. È stato ieri che abbiamo fatto fare Kazi il ride, sì. Così, io non esco. ecco appunto, ecco, ora ricorda. Sì. E ragazzi, scrivetevi i nomi in privato, non lo so, Telegram, WhatsApp, dove preferite. Scrivetemi tutti e due i nomi. Sam, scrivi un nome in privato. Già l'avrei dato. L'avrei dato proprio. Vediamo se Kazi. Aspetta. Se Kazi ieri, l'altro ieri. Per questo. Ti ringrazio, l'avrei dato proprio l'altro ieri. Vediamo un po'. Non lo so, avrei dato già, sì, no, questo qua pure la stessa cosa. Ho indeciso fra vari nomi, ma un attimo solo. Ma non lo so. Non è più parete. Non lo so. Non riesco a decidere. Non so perché non riesco a decidere. Sono troppo indeciso.
A chi è che non ride da più tempo? A chi è che non ride da più tempo? Cosa vuoi? Ragazzi, ho deciso, dai. Andiamo. No, ho deciso, Sam. One eternity later. Grazie, Sam. Grazie. Ma andiamo, sempre. Da chi andiamo? Io dico solo una cosa, Kazi. Non so se lo conosci. Ma lui... A parte che è un carissimo amico. Maledetto, il cane di Kin vuole tante. Assarto zoppetto. La mia nonna, che se aveva tre ruote era una cariola. Questo qua, a parte che è un mio amico, Kazi, è chiamato il King dei Brucioni. Non so se lo conosci. Non so se lo conosci. È il King, il re dei Brucioni. In realtà stavo indeciso fra 3-4 nomi. Lui era uno di quelli. I Brucioni. Oppure i Brucioni. Ah, visto sono Brucioni. Saga, oh, uno Brucione. Oh, guarda, sono Brucioni. No, sto scherzando, ragazzi. Mi dissocio dal mio dialetto. Non è che mi dissocio, è che ho voluto memare un po' nel mio dialetto. Questo è il King dei Brucioni. Già. Per questo, anzi, rimanete per il ride. Se non lo conoscete, gli lasciate un bel followino. È un carissimo amico. C'è stato ospite alla maratona a novembre. E niente, mi farebbe piacere se gli lasciate un bel followino. Guardate la radio. Guardatela. Ci vediamo stasera con Sanka e domani insieme. Se Sanka sta in condizioni accettabili. Se no, ci vediamo direttamente domani mattina. Ciao, popolo, grazie di tutto, E mi culo, fate questo hashtag, dai, veloce, fate questo hashtag. E niente, guardate la radio, guardate. Ciao, se per partire ride, ciao.